2-1, e oramai come tutti i lunedì sera, ben trovati alla rassegna Incontriamo Milano in diretta sulla mia pagina, sulla pagina Gare Milano, su tante pagine. Io vado veloce, ringrazio e presento gli ospiti. Parto sempre dall'alto a sinistra, così non faccio torto a nessuno. Pietro Del Bono. Buonasera. Libero professionista e cittadino della zona 1 che si muove in bicicletta. Quindi poi... Non solo, però anche. Non è cosa. Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano. Buonasera, buonasera a tutti. Tifoso dell'Inter, poi parleremo anche dello stadio che vedo dietro. Un piacere. E poi Roberto Rasia, libero professionista, fascinoso, perché voi non sapete che in uno dei primi, in uno dei primi articoli che è uscito, che raccontava un po' la disponibilità di Roberto a essere il candidato sindaco di Milano, a impegnarsi per la città, era uscito che insomma era un candidato fascinoso. È il motivo per cui io, se mai ci fosse l'ipotesi, ho fatto un passo indietro e ne abbiamo scelto uno molto, molto, molto più fascinoso. Parto allora da Pietro e andiamo veloci, una mezz'oretta. Pietro, abbiamo detto cittadino, residente in zona 1, che ha attività in zona 1 e che spesso, ma non solo, si muove in bicicletta. Tema libero. Tema libero. Allora, vabbè, lo raccontavo prima quando non eravamo ancora in diretta. Proprio un anno fa, in questo periodo, era maggio, uscivo dall'ufficio. Io sto in un ufficio in zona Venezia e mi trovo l'assessore Granelli che stava disegnando sostanzialmente le strisce per terra in Corso Venezia. Allora, avevamo un po' di cittadini lì che gli parlavamo e gli facevamo presente che era sostanzialmente una sciocchezza quella che stava facendo. Problemi per gli handicappati, salire e scendere, il blocco del traffico, le aperture delle porte. Ma la cosa che mi fece più, così che mi sorprese più di tutto, fu quando gli feci presente che proprio in Corso Venezia, per chi conosce la zona, angolo via Serbelloni, aveva tolto la corsia, quasi tolto la corsia che andava in piazza San Babila. E glielo feci presente. E l'assessore Granelli mi disse: ma chi è che va in macchina in San Babila? Ora, io vorrei ricordare all'assessore Granelli, che non ci starà sicuramente ascoltando, che San Babila è il quadrilatero della moda, è l'attuale industria di Milano. 50 anni fa l'industria di Milano era la Pirelli, la Alfa Romeo, la Redaelli, la Magneti Marelli, la Borletti, vedete voi. Non c'è più nessuno, se non fosse Fernet Branca, che credo che sia l'unica azienda ancora storica rimasta, oltretutto proprio in Milano. Ma la nostra ricchezza oggi è la moda. E poi mi piacerebbe parlare anche della cultura dopo. Per cui è un po' uno sfascio. Sono 10 anni che siamo in mano alla sinistra. Speriamo di riuscire ad andarcene via da questa sinistra con le prossime elezioni. E se mi permettete una battuta, la mia famiglia è di Parma. E io ho un antenato, del quale sono omonimo, Pietro Del Bono, che nel 400 era fra i capi della rivolta contro i russi. Ora non erano gli stessi russi che ci comandano a Milano, però io sono contento di avere il suo stesso nome. Grande Pietro, e allora, visto che abbiamo parlato di Corso Venezia, di piste ciclabili, di biciclette, chiediamo a un esperto che è Geronimo La Russa come vive da presidente di ACI Milano e anche lui da residente nel centro di Milano la viabilità e le decisioni della giunta attuale sulla mobilità di Milano. Le vivo con un po' di difficoltà. Noi abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni di nostri soci che sono automobilisti, ma sono fruitori della mobilità a 360 gradi, perché ricordiamoci che ognuno di noi è magari nella stessa giornata automobilista, ma anche ciclista, fruitore della micromobilità, quindi monopattini e pedone. In tanti si sono detti: ma aiuto, che pericolo corriamo per le strade? Perché è evidente che le cose sono state fatte un po' in maniera frettolosa. Noi abbiamo detto e abbiamo dato la disponibilità del nostro know-how che l'ACI ha all'amministrazione comunale, sediamoci tutti intorno a un tavolo e ragioniamo, perché non siamo a priori contro la micromobilità o la mobilità ciclabile, assolutamente. Benissimo, la strada è un nostro motto, la strada è di tutti. Però le cose vanno fatte con un po' di buon senso, con un po' di tempo, coinvolgendo tutti i soggetti che hanno un titolo per parlare. E secondo noi fare delle piste ciclabili frettolosamente con un pennello dipinte per strada non sono sicure, non risolvono il problema della viabilità e a maggior ragione in un periodo come questo, dove sappiamo che il trasporto pubblico locale è per forza di cose molto condizionato e limitato, parlo del Covid, andare a disincentivare enormemente in maniera forzosa l'uso dell'auto, che alla fine è un mezzo sicuro, perché non c'è contatto, perché ovviamente si è chiuso all'interno dell'abitacolo, lo troviamo un errore. Ricordiamo che più Milano è la città più avanti, in Italia
per il cambio di auto, quindi c'è un forte parco auto ammodernato che ormai non inquina più. Smettiamo anche le battaglie contro gli Euro 6 diesel. Gli Euro 6 diesel e le macchine moderne diesel non inquinano quasi nulla. E in più Milano è la città dove ci sono il maggior numero di auto piccole, city car, dalla Smart. Adesso la Citroen si è inventato un mezzo che non è neanche propriamente un'auto, si chiama AMI, che occupa veramente poco spazio ed è elettrico, e tutti gli altri mezzi che appunto non devono essere demonizzati solo perché hanno quattro ruote. Questa è un po' la nostra visione città. Recentemente tu sei assessore, Stefano, della regione. Abbiamo fatto 2 giorni fa un'audizione in regione Lombardia. Audizione che devo dire ha funzionato. Si è sentito l'assessore, tuo collega Decorato, assessore alla sicurezza. Il tema era la sicurezza della micromobilità in città di Milano. Ha parlato l'assessore Granelli, che devo dire ha fatto un intervento, posso dire, sottoscrivibile sugli aspetti che ha detto. E poi hanno parlato tutti i soggetti titolari di concessioni di sharing di monopattini. E ti dirò la verità, lì ho avuto un attimino qualche defiance su una visione della città. Va bene la micromobilità, però a mio parere deve essere col casco. Ci sono dei caschi piccoli, facili, semplici, si possono tutti portare negli zainetti. I monopattini devono essere riconoscibili e sicuramente le ciclabili devono essere fatte in modo diverso da come sono fatte e non devono essere promiscue. In quel modo, ben venga una città moderna. Milano è una città che guarda avanti, è una città che deve guardare il futuro, quindi ben venga tutte le forme di mobilità. Questo è un po' Io quanto. guarda, intanto invito tutti a fare domande, ci stanno mandando un sacco di cuoricini, sono molto contento, però fate anche domande. C'è chi mi dice, ma lei è contrario alle piste ciclabili eppure ogni tanto va in ufficio in bicicletta? Sì, beh, ho la fortuna o la sfortuna di arrivare in ufficio, sono 5 km circa, con pochissimi tratti sulle piste ciclabili, il resto è la strada, però è percorribile e riesco a farlo senza problemi. Il problema o la questione sono queste piste ciclabili in Corso Venezia, di fianco all'Hotel Parigi, davanti alla questura di Via Fatemi Fratelli, che creano rallentamenti, intasamenti. Tra l'altro, venerdì notte è stata cancellata la pista ciclabile di via Sembon perché creava un grande ingorgo, pensate in periferia dove c'è meno traffico, all'ingresso dell'ospedale militare e del centro oxologico, dove tra l'altro vengono Alleluia. fatti anche i vaccini. Quindi diciamo che potremmo dire cancellare una pista ciclabile si può. Io nel rallegrarmi con Geronimo, perché mi capita sempre più spesso in questi incontri che quando penso a una domanda chi parla prima in realtà mi risponde. Questo da una parte mi dà una grande carica, dall'altra evidentemente mi toglie un po' gli argomenti. Allora sarebbe troppo facile chiedere a Roberto, che già è pronto, Roberto, cosa pensi delle piste ciclabili? No, sarebbe troppo facile e troppo scontato. E quindi io anche per la tua esperienza precedente ti chiedo, ma è ancora possibile ipotizzare, questa è una bella domanda, mi piace, è ancora possibile ipotizzare una Milano a misura d'auto? È una bella domanda, devono dirlo gli altri, non tu. Che la fai? Ti Siccome dallo schermo sia Pietro che pizzico Geronimo stasera, perché sono. giornalisticamente ti tirerei le orecchie, perché questa sera spariamo un po' sulla Croce Rossa, cioè l'unico nervo scoperto vero della sinistra è la mobilità e siamo 4 contro 0, quindi bisogna stare un po' attenti. Noi amiamo vincere, ma con un avversario forte. In questo senso rispondo volentieri alla tua provocazione. Copio molto quello che ha detto Geronimo La Russa, nell'attesa di sentire anche dalle nostre parti il fatto che è evidente che non si possa andare avanti così a livello di inquinamento nelle grandi città. Timore sarebbe quello di diventare come Città del Messico. Quindi non è che nel centrodestra si stia pensando di coprire di cemento e di autovetture in alluminio leggero tutte le città del mondo. Non è questo, non è un'ideologia. La mobilità intelligente. Quando con Quattro Ruote, Radio 24, facevo il programma di mobilità, la chiamavamo intelligente perché sostenibile non andava ancora di moda. Ed era molto evidente, affrontando per esempio una città come Ferrara, che ci potesse essere il modo per fare una città, tu dici, a misura di auto. E sicuramente è quello di ridurre il numero di auto, ma non di pestare i diritti
di chi paga le tasse, si compra un'autovettura e abbia voglia il sabato mattina di andare a farsi colazione dalla parte opposta della città, dico sabato che magari c'è un po' meno traffico, prima degli ingorghi verso mezzogiorno, con la propria vettura che si è meritatamente guadagnato e comprato. Ora, il problema qual è? Che nella nostra città, ma non solo, a Milano, si tende a risolvere questo problema prima togliendo i diritti alle persone e poi chiedendosi come costruire i servizi. Cioè io ho identificato 6 punti di Milano in cui costruire, cosa che si può fare in maniera sostenibile, 6 grandi parcheggi che costino 2 euro al giorno, non 25, 2 euro al giorno, dove le famose 450.000 vetture, se sono ancora questi i numeri, o se saranno questi, che entrano ogni giorno in Milano, ecco 600 adesso chissà, ecco, se tornerà a essere quello il numero, voi vi immaginate che cosa succederà nel traffico milanese con le piste disegnate in queste maniere? Qui non si tratta di essere pro o contro il povero Granelli, si tratta di capire chi ha preso queste decisioni, se dopo averle prese, perché chiunque può sbagliare, sia mai andato in uno di questi famigerati posti con le braccia incrociate vicino a un semaforo così a guardare che cosa succede. Perché chiunque lo faccia si rende conto da solo che non è sostenibile. Proprio non è sostenibile. Quindi stiamo parlando di operazioni e attività fatte per la sostenibilità che diventano contro il senso della sostenibilità. Ecco, prima si creano i servizi, ti do i parcheggi, le navette pulite, a poco prezzo, a poco costo, puntuali, e poi ti tolgo i parcheggi, non il contrario. Questa è la mia umile visione. Se posso, dice, faccio un plauso al dottor Asia, perché è veramente quello che abbiamo ribadito 2 giorni fa noi di ACI nell'audizione. Faccio una promessa, ACI... Io non c'ero, non potevo saperlo. Non c'era, le abbiamo passato il bigliettino. No. Però il dottor Asia non c'era. Ha ragione nel dire siamo qua in 4 a parlare mobilità, forse non c'è un controaltare. Vi dico che noi come ACI collaboriamo con l'assessore Granelli e con l'amministrazione dell'attuale amministrazione comune Milano e cerchiamo di avere anche dei punti di vista comuni. Se ci ascoltassero un po' di più, non dopo ma prima, probabilmente si farebbero anche meno passi falsi. E dico esattamente questo: ACI si è detta a disposizione per fare i parcheggi in interscambio. Abbiamo delle risorse, sicuramente abbiamo il know-how. Pubblico su pubblico si può lavorare insieme. Quello che manca, dottor Rasin l'ha centrato perfettamente, a Milano mancano totalmente i parcheggi interscambio. L'auto non si può pensare dall'oggi al domani di farne meno, è follia, utopia, se vogliamo essere chiari. L'auto è necessaria, se poi arrivi dal sud di Milano dove non c'è trasporto pubblico, ovviamente Opera che non ha neanche una metro tranvia ed è alle porte di Milano che la collega con Milano, è normale che chi deve lavorare viene in città con l'auto. Metti in un parcheggio interscambio dove lo posso lasciare l'auto e da lì proseguirò con la bici, col monopattino, col trasporto pubblico. Ma se non mi dai l'alternativa, farai solamente delle questioni demagogiche e renderai solamente di più la vita impossibile ai tuoi cittadini o ai city user. Roberto, dove hai pensato? Poi arrivo a Pietro, almeno uno dei 6 parcheggi. Dici almeno uno dove lo metteresti o dove potrebbe avere un senso metterlo. Sì, vado sul facile, dove lavoro tutti i giorni da 3 anni e tu sai dove, quindi nella zona Lorenteggio-Giambellino, dove c'è un grande afflusso dovuto alle tangenziali che arrivano sia da nord che da ovest ed entra questo fiume di macchine. Ora, l'ha detto anche il dottor La Russa, insomma, è molto evidente che non siamo persone incapaci di guardare la sostenibilità moderna e la qualità della vita, ok, di cui ci riempiamo tutti la bocca. È molto facile pensare che quello che succede in Svezia non possa avvenire domattina. Sapete che l'altra sera su Clubhouse un manager che ha vissuto in Svezia, quindi uno che conosce la Svezia, non la conoscerà benissimo, ma ci ha vissuto 7 anni, mi ha detto che non ci sono i cestini per strada. Io ho detto, scusa, come fanno a non esserci i cestini? Lui mi ha detto, perché culturalmente lo svedese medio è abituato a non creare spazzatura. E abbiamo ragionato dicendo, mamma mia che civiltà, cioè complimenti. Ora, è come se domattina qualcuno in comune si inventasse togliamo i cestini dalla città di Milano. Vi rendete conto cosa succederebbe? È uguale, è la stessa cosa. Cioè bisogna arrivarci con l'educazione e col buonsenso che avete citato anche Pietro Del Bono. Insomma. Allora, siccome la domanda di prima non ho potuto definirla bella perché giornalisticamente non è corretto, faccio una domanda insidiosa a Pietro Del Bono. Qua, questa è una buccia di banana, eh?
Aia. La buccia di banana. Aia. Mi preoccupo. Spara. Da residente del centro di Milano, del centro-centro, del quadrilatero, cosa pensi dell'area C? Allora, l'area C, a mio parere, non è sbagliata, perché non possiamo, ma questo lo dicevo anche quando ero in consiglio di zona 20 anni fa, tirandomi addosso anche gli strali di molti del centrodestra. Io non credo che si possa pretendere di arrivare in qualsiasi momento in centro con la macchina. Il centro della nostra città non è fatto per reggere il traffico odierno. Il mio papà, che è morto 2 anni fa, 94 anni, mi raccontava che lui andava in ufficio in Piazza Tricolore e parcheggiava la macchina in Piazza Tricolore. Questo vi parlo fino all'inizio degli anni 70. Oggi, se tu vuoi andare in Piazza Tricolore in macchina, la macchina non la parcheggi da nessuna parte, va bene. Per cui i tempi sono cambiati. La gente deve poter venire in macchina in centro, ma deve essere anche dissuasa, a mio parere. Per cui ben venga l'area C. In cambio bisogna però dare dei servizi pubblici che funzionino molto bene. Io credo che il centro storico di Milano sia collegato bene, perché abbiamo tutte le metropolitane arrivano in centro, non so quanti tram. Sì, una cosa se ne deve finire. Certo, però ne arrivano tante in centro, per cui se tu vuoi venire nel centro storico con i mezzi pubblici, se sei un turista va bene, a mio parere puoi farlo. Poi quando hai bisogno di venire in macchina, perché devi venire a prendere qualcosa, a portare qualcosa, devi avere la possibilità di farlo, di avere i tuoi parcheggi. Io penso, che ne so, a Piazza Duse, per dire, arrivi, parcheggi lì e poi vai in Duomo e fai quello che devi fare, però devi poterci venire anche senza quei mezzi. Vado contro corrente, se posso, in 30 secondi. Area C è figlia di Ecopass. Ecopass fatta dalla giunta di centrodestra. Ecco, noi di ACI l'avevamo criticata all'epoca e la continuiamo a criticare, soprattutto in un momento come questo, epoca Covid, non capisco perché sia accesa oggi. Oggi dovrebbe essere assolutamente, siamo in zona rossa, spenta. I parcheggi, il piano parcheggi, perché mancano, abbiamo detto i parcheggi interscambio, ma mancano anche i parcheggi sotterranei nel centro della città, non ce ne sono abbastanza. Furono progettati, giunta Albertini, certo, prima di Ecopass, e ora ti ritrovi a dover parcheggiare in Piazza Duse, dove ha detto il dottor Del Buono, in via Mascagni, dove per parcheggiare devi pagare 5 euro, poi se fai il ticket del parcheggio diventa 2, ma è una follia, cioè doveva esserci un maggiore sinergia e dialogo tra la progettazione di area C e quelle parcheggi interscambio, no, che comunque mancano i parcheggi sotterranei. Senza contare che filosoficamente, Stefano, dal punto di vista filosofico, mi raccomando, se tu pensi, pagare 5 euro ti consente di inquinare o di occupare spazio. Certo, questa è la verità. Questo, antropologicamente, verità, non ha molto senso. Poi è chiaro che un sistema bisogna farlo. A Londra costa 20 pound, sono 30 euro, una cifra enorme. Quello è un deterrente molto forte, però è anche fortemente antidemocratico. Cioè il sistema è complesso, è un problema davvero complesso. Per quello, certo, sarebbe bello mettersi intorno a un tavolo, chiudersi dentro la stanza con tutti i rappresentanti e promettere di non uscire finché non si è almeno un po' tutti d'accordo. Io la butterei così e sarebbe una scommessa forte. Posso intervenire un attimo? Quando ero in consiglio di zona, eravamo noi tre in consiglio di zona, Stefano, Geronimo ed io, 20 anni fa. Seduti tutti vicini. Eravamo tutti e tre seduti a fianco. Ah sì, certo. Sì. Grazie a Dio. È no, vero. Quello che volevo dire è che mi è capitato spesso di parlare con dei tecnici che potevano essere dei tecnici anche preparati, ma che non conoscevano il quartiere, che non conoscevano la zona e pertanto che facevano dei progetti che non stavano assolutamente in piedi. Arrivavamo noi consiglieri di zona dicendo: guardate, noi siamo residenti, siamo sul territorio, possiamo darvi una mano, saluti e baci. E questo, senza offesa, c'era il centrodestra e noi eravamo di centrodestra, per cui non importa più di tanto, a mio parere, chi ci sia su. È necessario che chi conosce la città meglio possa intervenire al meglio. La città va ascoltata. Come ricorda poi Giovanni, giustamente, che ci sta seguendo e lo salutiamo, attenzione che non dobbiamo parlare solo di smog, perché ormai
lo sappiamo che il 7% dell'inquinamento è dovuto ai gas di scarico, proprio grazie a quell'industria automobilistica che sta facendo miracoli per darci l'ibrido e poi l'elettrico. Vogliamo parlare di caldaie? Vogliamo parlare ancora dei mezzi pubblici che non sono tutti elettrificati? Ecco, se poi vogliamo fare i tecnici, bisognerebbe parlare di percentuali e dati, non è questa la sede, è chiaro. Però con le auto spesso le auto diventano un capro espiatorio importante per la lotta contro lo smog, la mobilità in generale. Posso fare una domanda al dottor Rasia, scusate? Signor Rasia, come dice Alberto Sordi, non sono neanche infermiere, figurati dottore. No, ma il dottore Grande in Italia Alberto. Sono tutti dottori. Professori, presidenti. Anni fa la mia figlia piccola mi disse, papà, ma sei medico che ti chiama il dottore? Dico no. Vabbè. È giusto. Vai Pietro. La faccio a lui, ma posso farla anche a Stefano. Il possibile candidato sindaco del centrodestra arriva e dice togliamo le piste ciclabili? No, non può farlo perché sarebbe da morire. Le rifacciamo? Ragazzi, qualcosa andrà tolto e ci sarebbero un sacco di persone contrarie. Diciamo che ci hanno messo, essendo io del centrodestra, in una posizione abbastanza brutta perché hanno fatto una porcheria che mettere a posto sarà difficile. Lascia Stefano. Aspetta, se fossimo un gioco avrei chiappato il tasto beep per rispondere subito. Vai. Ogni tanto guardo verso il basso e guardo le domande. Allora, caro Pietro, rispondo a te, rispondo a Roberto con grande gioia e poi coinvolgo anche Geronimo. Noi in settimana faremo una presa di posizione come centrodestra sul ruolo dei municipi e noi chiederemo che per le piste ciclabili sia vincolante il parere dei municipi. Questo si richiama in un qualche modo alla riflessione che hai fatto tu, senza nulla togliere a un piano complessivo della mobilità della città o ai tecnici. Molto spesso chi è del territorio conosce anche le esigenze del territorio, in alcuni casi non devi essere uno scienziato, e quindi ti sa dire che in via Sembon fare una pista ciclabile davanti all'ospedale militare è una stupidaggine, tant'è vero che l'hai cancellata, ma in una delle piste ciclabili più controverse, che è quella di Viale Monza, il Municipio 2 ha fatto uno studio alternativo che, spostando la pista ciclabile sul reticolo parallelo, comunque permette di arrivare a Selto San Giovanni al centro di Milano, senza però intaccare la viabilità di corso di Viale Monza, che è un'arteria importante d'accesso e quindi sulla quale mettere le biciclette e restringere da due a una le corsie per senso di marcia diventa folle. Quindi in realtà non chiediamo, non abbiamo la pretesa, neanche l'illusione o lo sploto, lo slogan di cancellare le piste ciclabili, però vorremmo che il municipio, chi conosce magari più da vicino i problemi del territorio, dei quartieri, si possano esprimere in modo vincolante. C'è un tema che è quello della partecipazione, del coinvolgimento e anche del ruolo dei municipi, che è fermo. Non avrei mai svelato il fatto che noi tre eravamo in municipio insieme, però che è fermo a 20 anni fa, anzi no, si è anche impoverito, e che invece assolutamente va rilanciato e a cui bisogna dare dignità. E allora faccio una domanda a Roberto, però ti anticipo che poi la giro anche a Pietro, così si impara. E allora chiedo a Roberto, in un momento come questo, purtroppo la zona di Milano che ha sofferto di più il Covid, per assurdo è il centro e non le periferie, perché il centro, certo anche nelle periferie sono disagi, però il centro vive di turismo, vive di commercio, vive di tante attività, di uffici. Pietro, aspetta che abbiamo perso l'audio. Ci sono, eccolo, vedete? Ecco. Sì, che invece sì. In periferia ci sono di meno. Ecco, allora la domanda che faccio è: quale può essere, senza la bacchetta magica, un intervento strutturale? Perché ha detto bene prima Pietro, il cuore pulsante della città, il quadrilatero, la moda, poi oggi abbiamo tanti quartieri, insomma, però il centro è il centro, insomma, la galleria, tante cose che oggi sono qua. Come si potrebbe, in uno scenario anche generale, però, aiutare il centro a ripartire dopo il Covid? Si sta vivendo oggi, anche di giorno, quello che però era già in atto la sera. Vi ricordate che si accusava il centro di Milano, essendo troppo caro l'affitto medio, di deurbanizzarsi, no? Quindi di svuotarsi. Oggi questo lo stiamo vivendo anche di giorno in alcune zone, non tutte. Stasera, tornando a casa un po' prima per essere pronto per il collegamento con voi, ho notato che ormai se ne fregano
tutti in maniera assoluta. Fuori da ogni bar c'è il capannello con lo spritz in mano, che voglio dire, c'è aria di primavera, è bellissimo alle 7 di sera avere anche ancora luce. Però ci si pone delle domande sia sui mancati controlli che sul nostro senso civico, iniziamo a darci anche un po' di colpa. Per risponderti, sicuramente l'aspetto del turismo è fondamentale, Stefano, però su quello non è che un sindaco o una giunta possano inventarsi l'impossibile, siamo alla mercé di politiche internazionali. Sono un po' ottimista sul fatto che con la vaccinazione e con l'arrivo della buona stagione, io sono davvero convinto che le cose miglioreranno. Oggi abbiamo saputo che 30 voli aerei sono andati esauriti in 12 minuti in Germania, perché qualcuno si è inventato il corridoio Germania-Maiorca, e quindi i tedeschi, 30 voli aerei da 250 persone l'uno, andranno a Maiorca. Qui da noi si può andare all'estero con un tampone, ma non si può andare a mangiare al ristorante all'aperto sul mare. Ecco, ci sono secondo me una serie di azioni che si possono fare, come quella prima che dicevi della mobilità, basandosi sul buon senso. Pensa a cosa vorrebbe dire coinvolgere i tassisti nell'ambito del ridisegno, che non bisogna eliminare le piste ciclabili, semplicemente analizzare, fare subito un'analisi con il buon senso in testa, ma con tutti gli agenti intorno, che sono la polizia locale, i tassisti, i commercianti, i ciclisti, i motociclisti, eccetera. Ho visto disegnati dalla Sardone, anzi commentati dalla tua amica Silvia Sardone, in Corso Sempione, credo, delle piste ciclabili, che io spero che non siano vere, perché una cosa così, un motociclista e un ciclista, anche il ciclista, tutti noi poi andiamo in bici, credo, e amiamo la bici, li ritiene pericolosi. Ecco, io vorrei sapere chi ha disegnato la curva stretta della pista gialla ciclabile, alta 12-15 centimetri. È veramente pericoloso e ci sono i primi incidenti anche dovuti a questi interventi. Quindi non serve inventare, Stefano, qualche cosa che prenda il Nobel per l'intelligenza della mobilità mondiale. Basterebbe copiare e chiedersi col buon senso che cosa fare, coinvolgendo i cittadini, i tassisti. Voi conoscete uno che conosce meglio le città di Milano di un tassista? Ma possibile che non possano essere coinvolti? Sono in 4.984, non è che siano 500.000 persone. Cioè, non lo so, poi forse è più difficile di così, perché ad analizzarla così non sembra così impossibile, poi probabilmente lo è ed è terribilmente difficile. Certo che prendere decisioni senza ascoltare l'ACI, per esempio, a me sembra assurdo. Posso fare una domanda provocatoria, Geronimo? Ma dovrai cambiare l'arredamento dietro di te? Questa è cattiva. Dall'altra parte. Sì, no, assolutamente. Allora, per finire sulle ciclabili, dico solo una cosa all'assessore Bolognini. Benissimo dare importanza ai municipi, abbiamo tutti un'esperienza in municipio. Saluto anche l'ex collega Lanza che ci scrive, vedo. Però mi raccomando, le ciclabili devono avere un senso compiuto per tutta la città, addirittura con l'Interland. Questo è veramente importante, se no ci ritroviamo poi dei pezzettini interrotti. Faccio un esempio, parlavamo di conoscere il territorio, quello che è stato fatto in Corso Buenos Aires, benissimo si poteva fare in via Morgagni, che è la parallela, che ben più si prestava all'uso della bicicletta, avendo il verde, avendo il controviale, cioè la parte centrale di controviale. Tornando invece a San Siro, io, si sa, sono un interista sfegatato, ho avuto l'onore e il piacere di far parte anche del Consiglio di Amministrazione di Mistario, che è la società, continuo a indicare il contrario, ma è qua, che è la società che gestisce lo stadio. San Siro è indubbiamente un monumento, tutto il mondo ce lo invidia, io lo porto appunto dietro le mie spalle insieme, l'altro è l'autodromo di Monza. Ma quella è una Ferrari, una Maserati o un Alfa Romeo? Perché ho il logo di Incontriamo e non lo vedo. No, è una Ferrari ed è inizio che meraviglia. Siamo ai inizi del Novecento all'autodromo di Monza. L'autodromo di Monza è l'esempio. Ora lo vedo. L'autodromo di Monza è un esempio eclatante, si è sempre rinnovato, andiamo verso i 100 anni di storia, l'ACI l'ha costruito e lo sta ancora tuttora gestendo, ACI Milano e ACI Italia insieme, per avere sempre manifestazioni di carattere internazionale come il Gran Premio di Formula 1 e il Rally. È chiaro che bisogna stare al passo, fare degli investimenti, rinnovare gli impianti. Io credo che a San Siro sia necessario fare un nuovo stadio, però debba essere anche importante ascoltare il quartiere, perché l'autodromo, la mia esperienza in autodromo lo insegna, se tu non fai vivere l'impianto con il territorio in sinergia, l'impianto prima o poi muore. È quello che è accaduto in altre parti d'Europa e un po' anche in Italia, a Imola, che ora ha recuperato.
Quindi benissimo lo stadio nuovo, benissimo ascoltare le società, conosco molto bene le società, hanno l'esigenza di avere quei ricavi per rimanere ad alti livelli in Europa. Ricordiamo che se Milan e Inter sono ad alti livelli nel calcio mondiale, la città ne ha un enorme beneficio. Certo. Ritorno d'immagine, ma anche ritorno economico. Quindi bene aiutarle, però non si può fare senza avere ascoltato il territorio su cui si insiede l'impianto. Questa è la mia visione. Allora, siamo a mezz'ora, però io devo fare almeno l'ultima domanda a Pietro. Poi stasera devo dire che il pregare Pietro mi ha rubato il mestiere perché faceva lui le domande, io intanto guardavo le domande da casa. Si dice così: Pietro, come vedi il futuro del centro di Milano al netto dei negozi che hanno chiuso? Perché in questo momento soffre molto. Guarda, Milano è una delle, è forse la più bella città del mondo dove vivere. Io ho questo cugino che arrivò da Parigi 5 anni fa e andò a vivere, fortunato lui, in zona Magenta, per cui parliamo proprio del centro storico. Prima viveva di fronte alla Torre Eiffel a Parigi e mi disse: sai, Milano è meglio di Parigi. A me cade la mascella perché dico: Milano è meglio di Parigi? Lui mi disse: sì, perché è una città meravigliosa, è vicina a tutto, cioè i monti, i mari, i laghi sono tutti a un passo, e lui la paragonava a Parigi. E anche rispetto a Parigi è piccola, per cui è tutto vicino, è qualsiasi servizio. Milano è il posto dove tornare. Io ho famiglia negli Stati Uniti che credo, nipoti, che prima o poi torneranno a Milano, proprio perché il futuro c'è. Dobbiamo solo essere in grado di costruirlo. I 15 anni meravigliosi, a mio parere, di Albertini e della Moratti hanno messo le basi per la Milano di oggi. La Fiera, il Portello, Expo... ditemi voi le prime tre che mi vengono in mente. Gli ultimi 10 anni ci hanno dato la chiusura di Piazza Castello e le piste ciclabili. Per questo che io credo che strada facendo dobbiamo andare avanti e migliorare. Un punto importante a mio parere per Milano è il turismo culturale però. Milano sarebbe una città d'arte in qualsiasi paese al mondo. Brera, il Duomo, il Castello, Palazzo Reale, il Pol di Pezzoli, quello che volete voi. Dobbiamo concentrarci su questo e dobbiamo anche concentrarci, e questo lo dico pro domo mia, sul patrimonio culturale privato. Io sono vicepresidente della sezione Lombardia dell'Associazione di Mole Storiche Italiane, che raccoglie i proprietari di case storiche. 30 anni fa, da ragazzino, facevo parte del gruppo giovani, ci venne l'idea, no, venne al nostro allora presidente del gruppo giovani, io ero contrario, di provare ad aprire i cortili. Nel 94 per la prima volta lanciamo i cortili aperti, apriamo 30 cortili e abbiamo fatto il conto che ci vennero a visitare i cortili, cioè dei posti che tu dici: ma perché devo andare a vedere un cortile? 25.000 persone, e sono 30 anni, perché dal 94 ad oggi 30 anni no, ma 27 anni che i cortili vengono riaperti con delle attività molto più divertenti e quant'altro, hanno migliorato i nuovi giovani della nostra associazione. Per cui, come diceva, se non so se l'avete visto settimana scorsa, Gaddo Della Gardesca da Porro. Gaddo è stato per 4 anni il presidente nazionale dell'Associazione di Mole Storiche. Il nostro patrimonio culturale privato è importante. Va sostenuto con la defiscalizzazione, così come era fino al 2011. Poi è arrivato Monti e ci ha tartassato di tasse e la decisione fra pagare l'IMU o restaurare un affresco. Vabbè, ma quello è un altro problema. Ma il turismo culturale deve essere il next step per Milano. Devo dire che alcuni amici dei centri sociali stanno invadendo la bacheca con argomenti che poco hanno a che fare con la discussione di questa sera. Io rispondo con un amorevole, anzi con un amabile sorriso, e li invito a magari a essere più sereni anche con se stessi. Geronimo, ma per settembre o per l'anno prossimo riusciamo a fare, diciamo così, un abbinamento, oppure per un altro periodo dell'anno, di mora storica autostorica? Ma sarebbe un grande piacere. Le auto storiche fanno parte della cultura del nostro paese. Ricordiamo che l'Italia nel mondo dei motori è stata pioniera. Il nostro autodromo, abbiamo parlato prima, si apprepinqua a compiere 100 anni. A Milano è nata l'Alfa Romeo, che per tutti gli appassionati di motori è un simbolo di forza, di capacità anche ingegneristica. Ricordare le auto d'epoca permette anche di circolare. Ricordo che fino a pochi mesi fa in centro a Milano non era permesso, neanche pagando, entrare neanche una volta l'anno durante l'area C. Ora, dopo lunghissime istanze promosse da noi dell'ACI, si riesce a entrare per un numero contingentato di giorni all'anno, ma lo trovo giusto che sia contingentato, anche in centro in area C, e quindi ecco il binomio con le dimore storiche. Milano, ha detto bene il dottor Del Bono, ha veramente
tantissime peculiarità che vanno però ricercate, sfruttate, messe a fattor comune. Secondo me, con la buona volontà, con un lavoro a 360 gradi di tutte le istituzioni, di tutti i milanesi nativi o di elezione che possono dare una mano, Milano tornerà a correre come ha fatto fino a poco tempo fa. Geronimo, Roberto, posso solo dirti, velocissimo, ormai sono 3 o 4 anni che nei cortili aperti vengono messe le auto storiche. Nel non lo sapevo. Un anno mi hanno messo una 4T che mi ha fatto una macchia d'olio che non ti dico, ma vabbè, bellissima. Sotto, dai! C'è qualche problemino di quel tipo meccanico, ma va bene lo stesso, insomma. Pensate che cosa vorrebbe dire davvero avere, per esempio, dei mezzi a 2 ruote elettrici che funzionino, che non inquinino quindi nulla e che siano leggeri anche in termini di metro cubatura e di peso. Vorrebbe dire uno spostamento più veloce ma sicuro. A me i monopattini, contro cui non ho assolutamente nulla, continuano a far paura per via del diametro così piccolo delle ruote. Voi sapete che quanto più è piccolo il diametro di una ruota, più qualsiasi mezzo è instabile. Questa è una legge proprio della fisica. E ogni tanto si vede qualcuno sfrecciare altro che a 20 all'ora. Ora è stato ridotto, credo, da 25 a 20. Ce ne sono a 40, 45. È una battaglia che bisogna fare tutti insieme per ridurla a 20. Scusa, non è ancora, non è già attiva, Geronimo? Ah, ok. Ha equiparato i monopattini ai velocipedi, cioè alle biciclette. Alle biciclette. Ai velocipedi è 25 km all'ora, hanno fatto un unicum. Peccato che appunto le regole di equilibrio di una bicicletta siano ben diverse da quelle di un monopatto con la rotina così. È che contromano ce n'è davvero tanti e sono pericolosi questi. Mi viene proprio paura anche nei loro confronti, perché tocchi con una macchina o con un'altra bici un monopattino e vola. Quindi è davvero pericoloso. Abbiamo sforato di qualche minuto i 30, però è stata una bella chiacchierata vivace. Gianluca Lanza, come provocazione, ci dice: a questo punto mettiamo la pista ciclabile anche in Viale Papiniano. E invece sempre da casa ci scrivono fondamentalmente: chi è quel pazzo che ha deciso di mettere la pista ciclabile in Corso Buenos Aires? E in effetti ci sarebbe un po' da riflettere. O ci salutiamo adesso, oppure, visto che Pietro mi ha rubato il mestiere tutta la sera, può fare lui l'ultima domanda a uno degli altri due ospiti. L'ultima domanda? Sì. Vabbè, dai, dico... Sai come te le vai? Una domanda... Geronimo e Stefano, torniamo tutti e tre in consiglio di zona e diamoci da fare. Bene, questa è un'autocandidatura, guarda che ti bacchettano poi contro le autocandidature. No, credo... che io voglio far tornare Stefano in consiglio di zona, tirarlo via dalla regione. Credo che sia incompatibile, quindi o Roberto viene a fare l'assessore regionale e noi tre andiamo in ora che hai la comunicazione vengo, corro, ora che hai la comunicazione vengo. Deve essere un'idea, oppure dobbiamo ripensarci. No, devo dire, noi ci salutiamo veloce perché poi mi piace stare. Lunedì cerchiamo con Roberto di sentire delle voci diverse della città. Abbiamo sentito imprenditori, il mondo di Confcommercio, Confapi, l'amministratore di Arespo. Questa sera non abbiamo toccato il ruolo dell'autodromo rispetto delle attività dell'autodromo rispetto a Milano, alla Brianza e a tutta la Lombardia. E quindi cerchiamo, insomma, così, in maniera un po' leggera però e laica, di trattare qualche tema. E devo dire, la cosa che mi piace, mi conferta, è che ogni lunedì ne escono davvero davvero tanti. Anche per questo magari ci ritroveremo nelle prossime settimane. Io ringrazio, vado indietro. Ti dico una battuta di un secondo: hai tirato fuori l'autodromo e lo collego alla città di Milano, uno spunto veramente per gli amministratori della città. Monza, è vero che è Monza, una volta era provincia di Milano l'autodromo di Monza, ma in realtà il Gran Premio, le nostre manifestazioni devono vivere la città di Milano. Purtroppo, da un po' di anni viene visto l'autodromo di Monza come una cosa a sé. In realtà è all'interno di un parco di Monza, appunto, parco recitato più grande d'Europa, che è di proprietà il 50% del Comune di Milano. Quindi lo dico ai milanesi: valorizziamo tutti insieme l'autodromo nazionale Monza, che è comunque un patrimonio della città di Milano. Ultimamente sta sfuggendo questo concetto e mi colgo l'occasione per dirlo. Dove si può andare anche in bici, vero? Che fate una manifestazione in bicicletta lungo la pista dove sfreccia anche la Formula 1. Sì. Ottima combinazione. Si può andare anche a correre. Gerardo, ti faccio una domanda. Non vorrei essere però fuori tema, però te la faccio. Ma avete pensato ai fondi del recovery plan per l'autodromo, per il parco?
Assolutamente sì, stiamo proprio bene. Il progetto. L'unione fa la forza. Va bene, allora su questo ci ritroveremo. Grazie a tutti, bellissima chiacchierata e buona serata. Ciao, ciao Pietro, ciao Geronimo. Grazie a tutti, ciao.